avevamo in mente questo tavolo che concettualmente dovesse rappresentare un tipo di convivialità molto informale, molto contemporanea. E quindi ci piaceva molto il fatto di creare delle aree un po' più larghe, un po' più distanti, delle aree un po' più delle distanze un po' più vicine. Il fatto di aver eliminato sostanzialmente gli angoli, dando queste forme così fluide, queste rotondità continue, permette a tutte le persone che si siedono attorno a questo tavolo di avere un contatto visivo e quindi una possibilità di conversare molto, molto libera e molto ampia. Può essere utilizzato sia in un ambiente casa, così come un'alternativa alla scrivania. Ma volevamo lavorare sul piano, sul top del tavolo, in un modo grafico e che rompesse questa dolcezza. E quindi ispirandoci al tweed abbiamo riportato questo andamento sul piano del tavolo e quindi queste due venature che convergono e che pur nella loro comunque crudezza e rigidità creano e danno al piano un ulteriore slancio dinamico. Noi da sempre diciamo che per fare un buon prodotto bisogna essere in due, la mente creativa e sicuramente anche l'azienda. Bisogna piacersi, bisogna lavorare bene insieme e con Zanotta è stato così.